Ciao a tutti ragazzi, bentornati su LP Project. Vi parlo da dentro l'auto perché fuori c'è un po' di vento. Come avete visto dal titolo, siamo a Fuerteventura e stiamo andando a provare questa Ford Focus benzina, credo il 1100 cavalli, allestimento plus. Sono venuto qua a fare le mie vacanze e perché non portarvi il test drive dell'auto che ho affittato. Volevo un'auto confortevole per poter visitare tutta l'isola. Come potete vedere è stupenda. Avete magari già visto qualche immagine dell'esterno dell'auto. Adesso vi faccio vedere un po' di interni. L'auto ha un allestimento molto base, ha qualche optional che vi farò vedere a breve. Qua abbiamo un info display che ci permette di vedere un po' tutte le caratteristiche, la velocità media, il tempo di percorrenza, autonomia, c'è veramente un po' di tutto. Le scritte sono in spagnolo perché ovviamente essendo nelle isole Canarie qua la lingua è spagnola. Nella sezione del volante abbiamo tutti i vari controlli standard, in più abbiamo ovviamente i comandi al volante, il Bluetooth, i comandi dell'autoradio. Poi abbiamo il cruise control che fa anche da limitatore, quindi se noi andiamo a cliccare questo tasto, noi accelerando con il pedale più della soglia che noi abbiamo prestabilito non andrà l'auto, a meno che non si affonda pieno sul pedale. Un autoradio con il sync, ecco qua, quindi è collegabile al telefono, nel mio caso un iPhone 6S che ci sta comodamente nel vano dedicato, proprio giusto. Quest'auto è in uscita dal catalogo Ford perché adesso arriva la nuova Ford Focus che magari sicuramente andrò a vedere, quindi fatevi un'idea magari per un vostro futuro usato. Bizona molto bella, molto funzionale da questo lato passeggero e questo lato invece guidatore. Come vedete un po' comunque si regola a seconda, 22 21, già qua si abbassa un pochino perché ovviamente non può sparare 30 gradi di qua e 17 gradi di qua. Comunque molto molto bella, è un optional che consiglio. Poi abbiamo il cambio power shift a doppia frizione, che il design è molto accattivante, anche se invece del cambio sequenziale qua nel pomellino avrei preferito un qualcosa qua come delle palette, come anche si vede nel DSG della Volkswagen. Vari portaoggetti, qua come vedete ci sta comoda una lattina, volendo si può mettere anche, si può regolare a seconda dell'uso che ne facciamo. Bracciolo che si apre e dentro ci sono due scompartimenti, togliendo questo c'è anche l'accendisigari e un'altra presa USB. Cos'altro? Nulla più, 5 posti comodi, il bagagliaio è veramente spazioso e ci rimane solo che andarla a provare. Ok, cintura allacciata, abbiamo impostato la GoPro in una posizione tale che riuscite a vedere sia il cambio che il volante come si comporta. In P, come sappiamo, è la sezione di parcheggio, noi schiacciando il freno e spostando indietro la manopola andiamo in S o in D. Proviamo ad andare in D, che è il cambio automatico normale, quindi fa tutto lei, dobbiamo pensare solo a accelerare e frenare. Adesso siamo sullo sterrato, quindi andiamo veramente piano. Io l'ho potuto usare tutta questa settimana per le mie vacanze, quindi l'ho usata sia in condizione di sterrato che in strada liscia, che tra l'altro qua a Fuerteventura devo dire che qua le strade, a parte le strade sterrate, ma le strade quelle principali sono tutte lisce. Le strade qua a Fuerteventura sono veramente fantastiche, non ho trovato neanche un buco. Devo fare i miei complimenti, altro che noi in Italia. Proviamo a accelerare un pochettino, vedere com'è. La macchina ha delle sospensioni confortevoli, come ho già detto, quindi è proprio fatta per visitare l'isola. Poi con tutti questi optional che ho elencato prima, come il cruise control, il cambio automatico, il clima bizona, è veramente il top. Abbiamo i fari anteriori alogeni, tutto alogeno, però ovviamente è un'auto affittata, non possiamo pretendere il LED. Usciamo dalla parte sterrata per andare sulla strada. Ok. Proviamo a fare una specie di launch control.
l'auto ne ha di accelerazione, poi anche questo sound che entra nell'abitacolo è piacevole. Non è un'auto sportiva, non siamo qua per dire le doti da sportiva che ha quest'auto, anzi per elogiare il comfort di guida. Adesso andiamo a provare la sezione S, ossia che l'auto farà cambiare a noi invece che cambierà lei. Se noi avremo una guida sportiva, farà cambiare a noi, a nostro piacimento. Se lei vedrà che noi tenderemo ad avere un'andatura molto normale, diciamo, risparmiosa, cambierà lei automaticamente. Quindi è un sequenziale parziale. Sullo schermino lì dell'infodisplay ci segnala che siamo in terza, scaliamo in seconda. Adesso regge la seconda, non cambia più lei in automatico, quindi possiamo fare la rotonda un po' più allegra. Andiamo verso Puerto del Rosario. Vedete il sound che cambia. Terza. E adesso ha cambiato lei in quarta perché ha visto che stavamo affrontando una curva un po' particolare. Scaliamo di nuovo in terza. Se nota che noi molliamo il gas, lei cambierà in automatico, per appunto per risparmiare nei consumi. Quarta, siamo già ai 100 comunque. Qua a Fuerteventura i limiti sono veramente snervanti, perché non è come noi in Italia che abbiamo il limite a 130, ma loro non hanno autostrade, ma hanno delle strade, diciamo, principali, che il limite massimo è 100 km/h. Adesso siamo in quarta, sentite il sound. Quinta. Parliamo anche dei consumi. Io l'ho tenuta quasi tutto il tempo comunque in automatico, in S non mi sembrava il caso, non essendo un'auto fatta per correre, e ovviamente qua a Fuerteventura i limiti non ci permettono di tenerla un pochino più allegra. I consumi, facendola cambiare a lei, sono stati in media dei 7,0 per 100 km, quindi neanche tantissimo, perché comunque il piede a fondo nelle curve, ok, lo si tiene anche per magari fare qualche sorpasso, magari quell'attimo. Diciamo che per essere un 1000 consuma parecchio, però fate conto comunque che il volume della macchina non è come quello di una Fiesta o di una Ka. Giriamo qua. Adesso siamo in S, comunque come avete visto, tenendo un'andatura normale cambia lei a seconda di quello che stiamo appunto affrontando. Adesso siamo in quinta, cambierà sicuramente in quarta e terza fino a fermarsi. Quindi avrà sempre comunque una risposta intelligente da parte sua. Comunque il cambio è molto veloce, un cambio a doppia frizione, quindi molto molto veloce, tac, basta solo schiacciare, ho tempo neanche, non lo so, un millesimo di secondo e il cambio cambia. Non oso immaginare cosa può fare magari con sopra una Focus RS o una Fiesta ST. Se qualcuno vuole un cambio confortevole per i viaggi, il cambio automatico Power Shift è la scelta obbligata. E con questa prova del cambio automatico marchiato Ford è tutto. È un cambio che consiglio, quindi non abbiate timore a prenderlo. Invece per i puristi consigliato sempre il buon vecchio cambio manuale. Alla prossima, e ci vediamo al prossimo video e al prossimo test drive, sempre con LFP Project. Ciao ragazzi! Ah, PS, venite a Fuerteventura che è spettacolare, veramente. Ciao!